quindi appunto che affronta il tema della diversità, di cosa oggi è mostruoso. Chi sono per voi i nuovi mostri? Noi siamo la perfetta incarnazione dei nuovi mostri, cioè facciamo anche un certo vanto e orgoglio, perché siamo sì proprio iconici, cioè rappresentiamo proprio una fetta di società assolutamente tangibile, capito? Quindi siamo matrimoni che si mettono insieme per essere più forti, ma per degli obiettivi osceni. Che crescono i figli con valori, no, credendo, è questo, insomma, siamo noi effettivamente. Penso che Wolfgang, il regista, l'abbia proprio scelti pensando a chi sono i mostri di oggi rispetto al mostri di, insomma, che sono del 1300, gli altri, sì. Quindi siamo proprio contemporanei e modernissimi. Quindi rappresentate quella che è la famiglia un po' sulle righe, però non per la, perché non per la per il gergale che per usiamo, la no? Perché per quella è, anzi, forse l'unica cosa sana, verace, sì, bella, no? Della romanità, è più per il cuore, per gli obiettivi, certo. È per il dio denaro. È per l'arrivismo trasmesso ai figli, no? L'ascesa sociale. Su questo siamo così contemporanei e così mostruosi. Certo. Quanto vi siete divertiti, ecco, con te la ridi, vedo? No, lei se la ride perché lei, no, perché c'è un motivo, perché lei, che tra l'altro è di una professionalità incredibile, cioè nel senso che noi delle mine vaganti con fronte a lei, che è precisa sul pezzo, così però ha sbracato più di una volta, perché a me mi ha riso in faccia svariate volte, che è un buon segno, ma anche a lei, ma è un buon segno, perché vuol dire che quello che fai è divertente. Guarda, capito? Ho avuto veramente la fortuna di lavorare con loro tutti, ma io avevo molte scene con loro due, ma capite la difficoltà. No, la difficoltà, poi fosse stato tutto scritto, loro poi improvvisavano, quindi andavano proprio a braccio, e io veramente con lui ho fatto una fatica e non ce l'ho fatta. Poi ripeto, lei perché lei invece è un soldatino, è bravissima veramente, cioè è un'attrice di una professionalità incredibile, però non ce l'ha fatta. Mi potete capire, no? Dopo aver visto il film mi potete capire, è stato difficilissimo, quindi una volta c'è un aneddoto particolare che volete raccontare, appunto, di questo backstage in cui spesso si improvvisa, soprattutto voi, e a quanto pare il copione l'avete un po' abbandonato ogni tanto. Ogni tanto sì, è capitato. Io racconto sempre lo stesso, perché a me quello mi ha fatto ridere. Cioè stanno 2000, però questo mi ha fatto impazzire, perché Ilaria aveva una scena acrobatica, diciamo, ovviamente c'era la stunt lì apposta, che faceva una scena difficile, perché era tipo con una fune, andava a schiantarsi contro un muro, quindi insomma una roba che devi fare, una professionista che lo fa, e l'ha fatto 3-4 volte tranquilla, così, cioè. Poi è toccata la parte sua, perché generalmente l'attore cosa fa? Fa l'inizio dell'azione e la fine gira, no? Poi staccano e in montaggio esce fuori che l'ha fatta lei, però quella che si vede schiantare contro il muro è la stunt, capito? E facciamo sta scena, lei ha all'azione proprio, lei doveva fare solo un passino in avanti, punto, poi avrebbero montato la stunt, lei cade a terra, si è slogata la caviglia con la stante che si era appena schiantata sul muro, che faceva tesoro, ti sei fatta male, oddio, capito? È stata una delle cose più divertenti. Io sono morto, un pazzo. Poi ci stavano tanti altri, ma questo non ha fatto impazzire. Tanti, cioè noi anche adesso poi ridiamo, ce la immaginiamo come la potevamo fare, addirittura rifare, cioè è una risata continua, siamo stati continuamente sempre dentro a questa risata. Davvero mostruosi. Vabbè, vi ringrazio, ho pochissimo tempo. Grazie davvero. Grazie. A presto. Ciao. Ciao.